What è a tutti ciurma e benvenuti da Giochierina in questo nuovissimo e a quanto pare ultimo episodio su God of War. Vi ricordo ragazzi che il vostro sostegno con le canale serie è assolutamente fondamentale, per cui se questa serie vi è piaciuta e avete apprezzato questo finale, vediamo ragazzi di riuscire a raggiungere questa volta almeno i 50 like. So che ce la possiamo fare, ve ne chiedo veramente pochissime e per voi è soltanto questione di un secondo, per cui mi raccomando, spolliciate. Ed eccoci qua di ritorno per, a quanto pare, l'ultima volta, ragazzi, su questo gioco. Diversi di voi mi hanno scritto che questo appunto sarebbe stato l'ultimo episodio di questa serie. Diversi di voi mi hanno consigliato di fare una cosa una volta finito tutto il resto, quindi vedremo che cosa succederà. Mi avete messo veramente molta curiosità, ragazzi. E che dire, la scorsa volta abbiamo vissuto un episodio anch'esso veramente molto intenso, ragazzi. Perché alla fine c'è stato lo scontro finale incredibile, meraviglioso, pazzesco, brutale fra Kratos e Baldur, perché alla fine siamo riusciti a renderlo vulnerabile e quindi alla fine siamo riusciti ad eliminarlo nonostante i tentativi di Freya di impedirci appunto di fargli del male. Ha rianimato addirittura il cadavere del gigante che lì giaceva. È stata ragazzi una visione veramente incredibile. Io sono rimasta davvero sconvolta a bocca aperta quando anche il serpente ha aggredito il gigante. È stato ragazzi qualcosa di veramente epico. E alla fine Kratos, per evitare che Baldur uccidesse sua madre, la quale gli aveva dato anche questa possibilità pur di vederlo soddisfatto in qualche modo, ha ucciso Baldur. Proprio ragazzi, gli ha spezzato l'osso del collo e ovviamente, nonostante tutto, Freya ci ha promesso di gettarci addosso tutto il male possibile, le disgrazie possibili, e quindi ovviamente adesso ci odia molto profondamente, oserei dire, perché le abbiamo ammazzato il figlio. Fatto sta che alla fine di tutto, ragazzi, non ci resta che tornare alla sala del viaggio Rytir, vedere se riusciamo finalmente a raggiungere questo benedetto Jotunheim. Lo so che salvarla era la cosa giusta da fare, ma alla fine sembrava malvagia. No, avete ucciso suo figlio. Suo figlio. La morte di un figlio è una cosa che un genitore non prende alla leggera. La stava uccidendo! Lei sarebbe morta per farlo vivere. Solo chi ha figli può capire. Ti faresti uccidere da me? Se fosse per salvarti la vita, sì. Non era una scelta facile per nessuno, fratello. Ma sappiamo tutti che hai fatto la cosa giusta. Il mondo è un posto migliore con Freya. Ora datele un po' di tempo, ragazzi. Si riprenderà. Andiamo al tempio di Tyr. Un'ultima volta. Sì, Jotunheim ci attende. E quindi l'ultima volta ci eravamo salutati Perché siamo esattamente accostati a qui. Baldur? Odino deve averlo convinto che seguirti a Jotunheim l'avrebbe curato. Tutte bugie. Il vischio ha spezzato l'incanto. La magia Vanir è potente, ma le sue regole sono viscide e sfuggenti. Sono sicuro che hanno senso per le streghe. Ah, che tragedie. Baldur è stato il più grande dono di Odino a Freya. L'unica cosa del loro matrimonio a cui teneva. Voleva risparmiare a lui il dolore e a se stessa la perdita. Ma impulsi simili spingono i genitori a prendere decisioni terribilmente stupide. Sì, nel senso che magari a volte un genitore pensa di fare il bene di suo figlio, ma magari in effetti non è davvero così. Perché comunque è la vita di un'altra persona. E infatti i risultati si sono visti. Quindi adesso ragazzi appunto non ci resta che dirigerci verso il tempio di Tyr e vedere cosa succederà. Perché Tyr si sentiva responsabile per ciò che Odino fece ai giganti? Ci fu un incidente poco dopo la creazione del Mjolnir, quando Tyr organizzò un incontro diplomatico tra Odino e i re dei giganti. Avvenne agli albori della lunga guerra, quando la vittoria era un miraggio e gli Jotnar erano l'ago della bilancia tra gli Aesir e i Vanir. Odino aveva convinto Tyr che il martello fosse solo un deterrente per ottenere una pace più vantaggiosa. Tyr sperava di convincere tutte le fazioni che in pace avrebbero prosperato. Sapeva che i giganti erano molto preoccupati per il martello, una super arma in mani poco fidate, ma si fidavano di Tyr. Tyr vedeva sempre il meglio nelle persone e, convinto dalle parole di pace di Odino, portò il dio corvo a Jotunheim. La situazione si deteriorò in fretta.
I giganti si aspettavano l'inganno di Odino e scoprirono il suo vero piano: spiare e rubare i loro segreti. Grazie alla loro magia, cacciarono per sempre Odino dal loro regno. Frustrato, Odino sfogò la sua furia sui giganti di Midgard. Thor e il suo Mjolnir massacrarono tutti i giganti che trovarono. Niente poteva resistere a una tale furia sterminatrice. E alla fine, con l'aiuto di Tyr, si ritirarono. La torre scomparve, così come i giganti da Midgard. Da allora nessun uomo o dio ha più messo piede a Jotunheim. Ok, quindi grazie a Odino praticamente i giganti si sono racchiusi in Jotunheim per sempre, cioè non hanno mai più permesso a nessuno di entrare. Bravo Odino, veramente un esempio di divinità da seguire, oserei dire. Dobbiamo attraccare qui. Ah, dobbiamo attraccare fra un attimo, figliolo, è dritto davanti a noi l'attracco, se non erro, perché l'ingresso dovrebbe essere proprio questo qui, suppongo. Quindi vediamo un attimino, cioè, oddio, no, l'ingresso viene messo più avanti, quindi non credo. Ah no, adesso si sta riallontanando. Ok, proviamo ad attraccare, ragazzi, e vediamo un attimino. Dove dobbiamo accedere? Allora, niente, la distanza di qua si allunga, quindi dovrebbe essere di qua. Almeno spero di aver capito bene. Cioè, io penso che l'ingresso sia questo. Forse probabilmente mi sto sbagliando perché la distanza si sta allungando. Non lo so. Proviamo ad entrare e vediamo. Ho creato un pochettino questo ponte. Riaccediamo a questa stanza dai poteri incredibili e vediamo un attimino di preciso dove dobbiamo accedere, perché adesso qua il tempio era stato pure ribaltato, quindi non ho la minima idea, ragazzi, di cosa dobbiamo fare. A few moments later. Allora, ragazzi, non riuscendo ad accedere da sotto in alcun modo, deduco che io debba salire, anche perché comunque il tempio era stato ribaltato, quindi probabilmente, esatto, l'accesso è diretto da qui. Avrei potuto arrivarci prima. No, 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 non abbiamo tempo per queste smancerie. Beh, finalmente. Se tutto va secondo i piani. Sempre che non succeda qualcos'altro che interrompa il nostro viaggio. Questa missione, ragazzi, si chiama Ceneri della Madre, quindi seleziona Jotunheim e ci arriveremo. Che è arrivato il momento di arrivare a Jotunheim. Si spera, ovviamente. Ecco qua, Jotunheim, regno disponibile. Vediamo che succede. Ragazzo, la testa. Preparati. Oh, ok. Preso. Ah sì, è vero, ci speriamo servivano entrambi gli occhi di Mimir. Non ci avevo pensato. Forse dovremmo parlarne un po' meglio. Mi sa che no, è un po' tardi. Andrà bene. Pronto. Com'è spiacevole. Ora, ragazzo. Siamo quasi. Allora, che aspettiamo? Sarà lontano. Lo vedremo. Vorrei dire una cosa prima di continuare. L'ultima cosa che vi serve è una testa in decomposizione che rovini il momento. Io posso aspettarvi qui. Questa cosa riguarda solo voi. È vero. Ma se qualcuno ti trova... Per i morbidi seni perfetti della Dea Sif. Ce l'avete fatta! Scusate, volevamo assistere. Oh, oh no. No, 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 no. Va bene, diamine, va bene. Badate a lui finché non torniamo. Posso farcela? No, giusto a lui. No, no, non posso. No. D'accordo. Pronto? Vieni.
ce l'abbiamo fatta, ragazzi. Sono emozionatissima, vi dirò. Ed è stato molto bello il gesto di Mimir, perché gli ha lasciato la loro privacy, diciamo così. È arrivato il momento di approdare a Jotunheim. E sono molto curiosa di vedere questo tanto nominato regno dei giganti. Dobbiamo anche raggiungere la vetta più alta. Era questo il nostro obiettivo fin dall'inizio. Allora? Ah, ok. Guarda, siamo sulle dita del gigante. Vedo il picco più alto di fronte. Proprio laggiù. Quindi ci siamo già. Oh cavolo. È fatta. È fatta. Che cosa fai? Non ho più niente da nascondere. Possiamo andare. Siamo vicinissimi. Ragazzo. Sono sconvolta anche in questo caso, ragazzi, perché, cioè, pensavo ci sarebbe stato un altro po' di percorso da fare prima di arrivare alla vetta più alta. Invece no, l'accesso ci ha portati direttamente qui, già sulla vetta più alta. Quindi significa davvero che il nostro viaggio sta definitivamente volgendo al termine. E già mi sta salendo, ragazzi, quel pochino di malinconia, perché sale quando ormai ti rendi conto che il gioco che ti è tanto piaciuto sta finendo. È sempre una grande tristezza ed è stato un momento veramente molto bello anche questo, perché una volta arrivato qui Kratos si è liberato delle sue bende, quindi anche metaforico come gesto, perché le usava comunque per coprire le proprie cicatrici, le cicatrici che le catene gli avevano lasciato, e adesso ha detto: sono libero, non devo più nascondere nulla, perché ormai mio figlio sa tutto, e quindi magari si è tolto anche un peso dal cuore. Quindi andiamo, ragazzi, e... Ragazzo. Non è niente. Credevo solo di sentire le voci. Ok. Va bene. Questi giganti ci indicano la via. Ehi, c'è nessuno? Wow, che bello sto posto, ragazzi, così suggestivo. Che posto è questo? Saranno passati di qui quando lasciarono Midgard. Mamma mia, ragazzi, c'è una... un'aura a questo posto che è molto imponente. Non mi riferisco alla grandezza del posto stesso o delle statue, ma proprio... cioè, ha la sensazione che sprigiona, ecco. Odino e Thor hanno rovinato la vita a tutti. Questo era già abbastanza chiaro, purtroppo. Non è una novità. Hanno rovinato la vita a molti, effettivamente.
A quanto pare i giganti particolarmente. Midgard era il sogno di ciò che poteva essere se avessimo collaborato. Jotnar, Aesir, Vanir, Elfi, Nani e soprattutto mortali. Era splendido. Ma non tutti desiderano collaborare. Come sempre ci devono stare gli attaccabrighe che per qualche motivo stupido devono distruggere la pace e l'armonia che si può venire a creare, ovvio. Alcuni credono che tutto ciò che è incontrollato debba essere pericoloso. E dunque fummo derisi, ingannati, usati e massacrati. Odino e la sua tribù furono esiliati dal nostro regno. Ma ciò non è bastato. L'ira di Thor e il suo terribile martello hanno decimato gli abitanti di Midgard. Non possiamo far altro che andarcene finché abbiamo la forza di farlo. Odino e Thor avrebbero ucciso tutti i giganti se avessero potuto e sono riusciti a farla franca. Gli stronzi di solito la fanno franca. Questa è una cosa che fa ancora di più arrabbiare. Purtroppo. Dove saranno ora? I giganti sono tornati al loro regno per sopravvivere. Ma ce l'avranno fatta? Non lo so, a quanto pare sono stati comunque decimati, quindi bisogna vedere pure in che condizioni sono arrivati fino a qui, ragazzi. Ah, chi è il guardiano? Ammazza, che parete di rune. Pazzesco. Che leggi, figliolo? Vediamo un po'. È predetto, Midgard verrà sopraffatta. Odino e i suoi morti non devono giungere a Jotunheim. Le vie devono essere bloccate. Il serpente e il guardiano sono la nostra ultima speranza. Il guardiano tornerà solo quando anche l'indistruttibile cadrà in rovina. L'indistruttibile? Perché mi fa pensare a Baldur questo aggettivo? Per ora attendiamo un mondo migliore in cui non vi siano paura, avidità, guerra. Attendiamo la salvezza e la giustizia. Attendiamo un campione e il giorno in cui gli dei rabboniranno. Spero che questo mondo arrivi presto. Chi non lo vorrebbe, ragazzi? Un mondo senza paura, senza avidità. Però questa frase mi fa pensare, a parte che appunto chi è sto guardiano? Il serpente e il guardiano sono la nostra ultima speranza e il guardiano tornerà solo quando anche l'indistruttibile cadrà in rovina. E a me questo termine mi fa pensare a Baldur, perché Baldur effettivamente era indistruttibile. Cadrà in rovina, siamo stati noi il motivo della sua rovina. Non è che questo termine, il guardiano, no, ha fatto questa predizione. Dovrei sentirli, invece no. Questo posto è deserto. Che è successo? Perché mamma ci ha mandati qui? Trovo una risposta e sorgono altre due domande. E infatti non è chiaro perché, cioè, lei appunto, le sue ultime volontà erano che le sue ceneri fossero sparse dalla vetta più alta, eccetera. Perché farci venire qua, in effetti? La domanda sorge spontanea. Aspetta, padre! Sta accadendo qualcosa! What? Ha un'ascia. È questa ascia. È la tua ascia. È mia madre. Che? Guarda. Discute con un gruppo di giganti. Lei conosceva i giganti. Davvero? Siamo noi. Quando abbiamo incontrato il serpente del mondo. Ma come? Ma non può essere! È una battaglia con Baldur. Ma è appena accaduto. Ma è cioè, tutto, c'è tutto. Sapevano tutto quello che sarebbe successo. Ma come è possibile? Il drago sulle montagne. Il gigante muratore. Tutti questi disegni. Questa è la nostra storia. Come hanno fatto a prevederlo? Questa è la tua storia. In che senso? Che significa? Che non ero l'unico genitore con dei segreti. Non lo sapevi. Se era un gigante. Io sono un gigante. What the fuck? Perché non ce l'ha detto? Lei ci ha mandati qui per farci scoprire questo.
Ma perché non ci ha detto la verità? Avrà avuto le sue ragioni. Baldur non è mai stato sulle mie tracce. Stava cercando sempre e solo lei, senza sapere che era solo cenere. Se aveva un piano per noi, mi fido. Qualunque esso sia. E poi, finora ha avuto ragione. Andiamo. Quindi Atreus è mezzo dio e mezzo gigante. Cioè, fantastico. Sì. Sì, ci siamo. Che cazzo vuol dire questo? Che vuol dire? Beh, di sicuro questa cosa non avviene adesso, perché se c'è Ragnarok, Kratos vive adesso. Ma hanno comunque predetto che morirà. No, raga. Io sono scioccata, ok? Scioccata da tutto ciò. Lei ci ha mandato qui perché voleva che scoprissimo tutto ciò. Quindi lei era un gigante, la madre di Atreus era un gigante. E già sapeva tutto ciò. Cioè, come hanno fatto? Come hanno fatto a prevedere tutto questo? No, vabbè, raga. Io sono scioccata, sono sconvolta. Vabbè, ogni santa volta che gioco a sto gioco deve essere sconvolta. Dio santo. E adesso abbiamo appena visto che Kratos, guarda, di regola morirà. È stata qui. Fuck. Sapeva dove saremmo andati. È come se fosse stata sempre con noi. A proteggerci. A guidarci verso casa. Finiamola. Vabbè, è sempre stata con noi. Va bene, è arrivato il momento di finirlo, ragazzi. Per quanto questa frase mi renda triste, e che mi rende immensamente triste, come mi sento ogni dannatissima volta che una serie che è stata bella, intensa, finisce. Io non ce la posso fare. Cioè, io non posso giocare a sti giochi, perché poi purtroppo sti giochi finiscono. È come quando guardi un bellissimo film e vorresti non finisse mai. O guardi una bellissima serie e vorresti non finisse mai. Quando finisce ti senti un vuoto dentro che non riuscirei a colmare per almeno 2, 3, 4 giorni, se non di più. Mannaggia la miseria, ragazzi. Andiamo. Ci siamo. Ma questi sono tutti i resti dei giganti. Sono morti tutti, quindi. Padre. No. Facciamolo insieme. Figliolo. Oh.
Ti voglio bene, mamma. I giganti sono tutti scomparsi. Non c'è niente per noi qui. Andiamo. Quindi, se mamma era un gigante, io sono parte gigante, parte dio. E parte mortale. Giusto. C'è solo una cosa che non capisco. Il mio nome sul muro. I giganti mi chiamano Loki. Loki? È il nome che tua madre voleva darti quando sei nato. Ti avrà chiamato così con la sua gente. Ma perché? Ci penseremo un altro giorno. Torniamo a casa ora. Cioè, basta, cioè non potete continuare a sganciare queste cose una presso all'altra, perché capito, il cuore di una persona può essere debole, capite? Cioè, troppe emozioni, una presso all'altra, troppe scoperte. Loki, ragazzi, se non erro, se non sbaglio, è tipo il dio della malvagità. E se non sbaglio è pure tipo una mezza specie di fratello di Thor. Mo non so se in questo caso l'avranno inteso così, ma so che comunque non è un dio positivo. Cioè il dio dell'inganno, il dio della malvagità, del male. E mi state a dire che Atreus dovrebbe essere Loki? Io non ce la faccio più a sopportare tutte queste cose, ragazzi. Adesso torniamo al tempio di Tyr. Lei voleva che la portassimo qui per stare con la sua gente. Con la sua gente. Ma sapeva che qui sarebbe stato così. È questo che voleva farci vedere. Desiderava che ne parlassimo o che rimanesse un segreto. Io non lo so. Che facciamo? Vorrei che lo decidessi tu. Oh. Allora, qui sono iniziati i titoli di coda, ragazzi. E l'obiettivo ci diceva di tornare al tempio di Tyr, però io farò quello che diversi di voi mi hanno suggerito di fare. Alla fine perché di tutto... Perché hai voluto chiamarmi Atreus? So che non è il nome di un dio. No, era un soldato, uno spartano. Grande guerriero? Tutti gli spartani sono grandi guerrieri, addestrati dalla nascita. La vita era disciplina, dovere, guerra e morte. Una vita dura e senza gioia. Ma Atreus, lo spartano, era diverso dagli altri. Lo vedevi sorridere anche nei momenti peggiori. Era allegro e ci infondeva speranza. Malgrado fossimo macchine da guerra, in noi potevano esserci umanità e bontà. Nel giorno in cui donò la vita, il suo sacrificio salvò molte vite e volse la battaglia a nostro favore. Io lo riportai a casa disteso sul suo scudo e lo seppellii con tutti gli onori dovuti a uno spartano. Il suo ricordo c'era di conforto nei momenti bui. Wow, davvero una bella storia. Il Mimir se l'è persa. Davvero una bella storia. Dobbiamo tornare a casa. Ok. Qui stiamo tornando al tempio di Tyr. Chissà che avrà combinato Mimir con Brock e Sindri. Probabilmente capisco, vorrebbe non essere lì. Casa, ma scommetto che da qualche parte ci sono altre valchirie da liberare, altra gente da aiutare. Forse mamma ci ha fatto venire qui anche per aiutare chi ne ha bisogno. Dimmi, che cosa avrebbe fatto Atreus lo spartano? E che farebbe Loki? Che nome strano. Meno male che mi hai chiamato Atreus. So che ci sarebbero altre cose da fare, ragazzi. Ma attualmente quello che più mi interessa è tornare a casa. Eccoci qua. Ehi, sono così felice di vedervi.
Perché non ne potevo qui? Più di questi nani. Che è successo, Mimir? Hanno preso un gran numero di misure, poi si sono messi a battibeccare sul tempo. Dove ti portiamo? Che ne dici di ovunque tranne che qui? Riunisciti a noi, Mimir, è sempre un grande piacere. Quindi allora, ragazzi, continua ad esplorare, completa i favori dei nani, libera i draghi, viaggia verso Muspelheim e Niflheim, trova nuovi oggetti nel negozio, eccetera eccetera. Quindi significa, ragazzi, che se uno dovesse volere può comunque continuare a giocare il gioco, perché ci sono tante cose secondarie da poter fare. Le posizioni di tutte le valchirie corrotte sono state rivelate sulla tua mappa, quindi se uno dovesse voler completare anche la missione delle valchirie sarebbe adesso facilitato, visto che c'è la loro posizione sulla mappa. Benissimo, nuovo gioco più ti consente di iniziare una nuova partita mantenendo il tuo equipaggio. Quindi seleziona almeno nel momento dal menu opzioni. Va benissimo, attualmente non ci interessa. Quindi ragazzi, è arrivato il momento di tornare a Midgard. Prima di tornare a Midgard, devo avvertirvi che è passato più tempo di quanto pensavo. E la tormenta è iniziata quando avete ucciso Balder. È diventata qualcos'altro. I presagi si realizzano. Presagi dell'arrivo dell'inverno? Non un semplice inverno, ma uno che durerà 3 estati. E una volta finito, inizierà il Ragnarok. Ragnarok? Dalla neve? Neve, tanta altra neve. E poi la fine del maledetto mondo, più o meno in quest'ordine. Un'altra profezia? No, la profezia non prevede che ciò accada prima di altri 100 inverni. Hai cambiato qualcosa. La profezia non ti aveva considerato. Ok, quindi sta profezia non era molto precisa, in effetti. E quindi da qui, ragazzi, subentrerebbe appunto Ragnarok, visto che l'hanno nominato. Se siete diretti verso casa, cercate di non fermarvi e di non morire. E se non siete diretti verso casa, idem. Ok, grazie ragazzi, avevo proprio bisogno del vostro sostegno. Guarda caso hanno parlato dell'essere diretti verso casa, quindi di regola adesso, ragazzi, dovrebbe essere possibile arrivarci. E casa dovrebbe essere di qua. Solo che io adesso non capisco perché il passaggio mistico mi risulta bloccato, scusate. Proviamo a rientrare, vediamo un po' se riusciamo ad utilizzarlo. Vediamo un po'. Ok, adesso è accessibile. Quindi casa dovrebbe essere questa, ragazzi. Vedete, c'è tutto il cerchio magico qua intorno, quindi dovrebbe essere qui. Per cui, ok, passaggio mistico, casa. Più chiaro di così non è possibile. Quindi dirigiamoci verso casa e vediamo che succede. La pietra dell'unità, vero? Volevo volare. Già, è proprio un peccato. Davvero un gran peccato. Odino a sapere che saremo andati a Yor. Odino è assai sveglio. La sua opinione di sé non è esagerata e colleziona profezie. Se una cosa parla del futuro, lui la prende per sé, per aumentare la sua fama di onniveggente e onnisciente. Ma naturalmente a lui importa il controllo del futuro, del suo destino. Controllerebbe ogni regno di ogni terra, di ogni mondo, se potesse. Cerca di eliminare ogni sacca di resistenza. Anche se non hai mai rappresentato una minaccia, lui pensa che un giorno potresti esserlo. Capisci, quindi? Non è importante conoscere come faceva a saperlo prima di voi. Conta solo che aveva ragione. Beh, parecchio paranoico il signorino, comunque, direi. Ok, qua c'è la porta, ragazzi, che ci condurrà a casa. E io non sto più nella pelle. Andiamo. Ci siamo, signore e signori. Ah, siamo a casa. Sembra che sia passata una vita. Ci sono un po' di spifferi, ma è meglio che avere pezzi di corteccia nelle chiappe. Quello sicuramente. Ma perché mai mi avreste detto di venire qua se non per una buona ragione? Ora riposa. Dormirò tutto l'inverno. È arrivato il momento di dormire, quindi? Per questo che siamo tornati a casa, per dormire? Davvero? Ok, può andare. Beh, un po' di meritato riposo. Sto già dormendo. Ok. Il tuo arco!
Quello era il Mjolnir, ragazzi. E i fulmini lo tradiscono. È chiaramente Thor. È venuto per cercare vendetta, probabilmente. Ma... cioè, la scritta anni dopo mi ha un attimino destabilizzato, ragazzi, se devo essere sincera. Perché non si capisce effettivamente quanto tempo sia passato. Cioè, pare non sia passato neanche un minuto, in effetti. Però, boh, te la buttano lì, perché evidentemente Ragnarok è davvero ambientato anni dopo. Quindi probabilmente avranno avuto di nuovo qualche anno di pace, tra molte virgolette. E poi, boom, via di nuovo con le rotture di scatole. Allora, ragazzi, che dire? Mi stanno esplodendo i timpani. Ok, mi sono abbassato il volume perché sennò urlo, ragazzi. Allora, su un gioco del genere penso ci sia veramente molto poco da dire. Di solito quando gioco gioconi di questa portata, ragazzi, rimango sempre abbastanza senza parole alla fine, perché credo che videogames simili si descrivano da soli. Cioè, credo che parlino da soli. Credo che parlarne sarebbe quasi un di più inutile, tra molte virgolette. Anche perché chi ha seguito la serie dall'inizio alla fine, che ringrazio veramente di cuore, sa benissimo quali sono state le mie reazioni e quindi può facilmente immaginare quale potrebbe essere, ragazzi, il mio parere su God of War. Qualche parola ovviamente la voglio comunque spendere, ragazzi. È stato un giocone, appunto. Non so se questo gioco ha vinto il Game of the Year. Probabilmente sì. Non so se mi confondo con Ragnarok. Comunque magari poi qualcuno di voi me lo scriverà qua sotto. E seppure così non fosse, ragazzi, se lo sarebbe a prescindere meritato. Ma credo che sia così. In ogni caso, giochi come questo devono essere giocati, mo, a prescindere un po' se ti piace o non ti piace il genere, ci sta ovviamente, ma sono giochi che portano tra l'altro ambientazioni uniche nel loro genere. Tipo in questo caso io ho apprezzato moltissimo il fatto che siano stati esplorati i meandri comunque della mitologia norrena, che è un argomento che io ho trovato sempre molto affascinante comunque, del quale però so veramente poco e niente purtroppo, ma è un'ambientazione estremamente affascinante. E ho apprezzato moltissimo il fatto che ad esempio a volte Mimir si soffermi a raccontare delle storie, probabilmente ce ne sarebbero anche altre continuando a girovagare, perché ti spiega quelle che appunto sono le varie storie, le varie leggende legate a questa mitologia, quindi comunque ti istruisce anche in un certo qual modo. E apprezzo moltissimo questa cosa. Ho apprezzato comunque il motivo per cui questo viaggio inizia, ho apprezzato il modo in cui questo viaggio è finito, con tutti i suoi colpi di scena tra l'altro, perché la storia non è mai stata banale, ragazzi, effettivamente. Forse l'idea di fondo sì, nel senso andare da un punto A a un punto B e nel frattempo succedono cose e vabbè, ci sta. Ma è il modo in cui l'hanno poi alla fine fatta, ragazzi, perché per un motivo o per un altro si creano sempre situazioni che comunque ti lasciano col fiato sospeso, situazioni in cui pensi stia per succedere qualcosa di letale e poi per fortuna c'è sempre il modo di cavarsela. Bellissimi comunque personaggi che abbiamo incontrato, per quanto effettivamente siano pochi se ci si riflette, ma sono stati veramente ben caratterizzati, ragazzi. E mi è piaciuto moltissimo lo sviluppo che c'è stato nel rapporto fra Kratos e Atreus, perché alla fine di tutto, ragazzi, Kratos ha chiamato Atreus figliolo. Io credo che, non so se è stata l'unica volta o comunque una delle pochissime volte che si è rivolto ad Atreus così, perché evidentemente, ragazzi, questo viaggio è servito forse soprattutto a Kratos per rendersi conto di che significa essere padre e di quanto comunque la sua figura sia importante per la crescita e lo sviluppo di suo figlio, che anche ha, ragazzi, vissuto un'evoluzione. Quindi entrambi i personaggi hanno vissuto un'evoluzione. Veramente apprezzabilissimo tutto, ragazzi, veramente tutto. Cioè a livello narrativo, a livello dei colpi di scena, a livello delle sorprese, a livello dell'epicità comunque di certe situazioni cui ci si trova di fronte. E epicità che, ragazzi, si viveva nei vecchi God of War e che sono riusciti a riportare anche in questo God of War, che comunque è più recente
recente perché è del 2018, e ho rivissuto quella stessa epicità comunque, con queste creature gigantesche, questi scontri comunque brutali che non sai come vanno a finire. Cioè, ragazzi, lavorone. Io consiglierei a chiunque di giocare questo gioco, perché sì, perché sono quei giochi che vanno giocati e che ti lasciano un segno dentro. Io lo dico sempre, questi giochi li porto sempre con me, con gioia e tristezza allo stesso tempo. È vero che uno un gioco lo può sempre rigiocare, ragazzi, ma quando lo giochi la prima volta resta comunque la prima volta. Quindi quando vedi che finisce, come è successo per tante altre serie, ragazzi, in questo momento sto provando una malinconia immensa, perché già so che sapere di averla finita mi fa tristezza, ragazzi, anche se non siamo troppo tristi, perché sì, già ve l'avevo detto la volta scorsa, ve lo ripeto oggi, ragazzi, comincerò Ragnarok, ovviamente, perché appena finito il primo, bam, dobbiamo giocarci subito il secondo per non spezzare questa linea di epicità che solo giochi come questi sanno regalare. Dal punto di vista tecnico penso che non ci sia molto da dire, bellissimo, è tutto bellissimo, il gameplay a me è piaciuto molto, devo dire, anche se a volte, ragazzi, questi giochi che hanno questi sistemi di sviluppo così intricati, che hanno tutte quelle cose da ricordare, a volte mi mandano un po' in confusione, infatti alla fine mi vedete utilizzo sempre le solite 3-4 abilità, cioè non riesco a ricordarmele tutte, però questo non è un difetto, non lo è, anzi indica grande accuratezza per ogni aspetto di questo gioco, graficamente bellissimo. La colonna sonora non ne parliamo, ragazzi, è qualcosa di veramente memorabile, la longevità devo dire apprezzabilissima, e tra l'altro il gioco può essere anche più lungo perché appunto hanno inserito tanti aspetti secondari che uno può tranquillamente godersi anche dopo aver finito la storia principale, quindi penso che questo gioco non abbia difetti. Se devo essere sincera e dirla tutta, non ha difetti questo gioco, ragazzi. Io non gli do un voto perché da un po' di tempo a sta parte non voglio dare voti numerici ai giochi, ma soltanto esprimervi quelle che sono state le emozioni che un gioco mi ha regalato, e God of War mi ha regalato una marea di emozioni che porterò con me, sicuramente non dimenticherò. Ok, allora, appena finiti i titoli di coda... Pronto? Sì, ho fatto un sogno assurdo. Il Fimbulwinter era finito. E Thor era venuto a cercarci, qui a casa. Era solo un sogno. Ma sembrava diverso. Sembrava reale. Sembrava... il futuro. Allora ce ne occuperemo domani. Oggi dobbiamo fare altre cose. Vieni. Ok, quindi era un sogno, il sogno di Atreus. Quindi effettivamente abbiamo dormito e siamo tornati ad oggi. Quindi quello di anni dopo era il sogno di Atreus. Va benissimo, e quindi da qui ovviamente uno ha la possibilità poi di andare in giro per il mondo a completare tutte le quest secondarie. Che dire, ragazzi, con immensa gioia da un lato perché ho potuto vivere questo finale meraviglioso e immensa tristezza dall'altro perché purtroppo questo significa che questa serie si ferma qui. Io come sempre, ragazzi, aspetto i vostri pareri qua sotto il commento. Vi ricordo di cercare di raggiungere e superare i 50 like, perché questo è un finale di serie che se li merita assolutamente tutti, se non il doppio addirittura. E quindi questo video e questa serie terminano qui. Io ringrazio veramente di cuore tutti quelli che l'hanno seguita dall'inizio alla fine e l'hanno sempre supportata. Vi mando un saluto, un bacione. Obdosh a tutti, ragazzi, da Giocherina. Ciao!